Ciao a tutti, devo dire che oggi il video è veramente difficile da sintetizzare in massimo 5 minuti perché l'argomento c'ha tantissimo materiale. Infatti stiamo parlando di una serie TV che è sicuramente la serie TV più longeva del mondo. Praticamente si parla degli anni 60, si parla del Dottor Who. Come è nato il Dottor Who? Il 23 novembre del 1963 sul canale inglese BBC debutta l'episodio pilota della serie TV più longeva della televisione, che anche oggi continua ad affascinare e a intrattenere il suo vasto pubblico, il Doctor Who. Ha avuto 37 stagioni, vari cambi di dottori e, per chi non lo sapesse, era stato inizialmente visto come uno show per bambini. Si trattava infatti di un progetto finanziato dalla BBC con lo scopo di trattare argomenti scientifici e storici in una chiave narrativa accessibile al piccolo pubblico. La serie è diventata un cult ed è presente per le ultime stagioni sulla piattaforma Disney Plus. Il personaggio, il dottore, è fondamentalmente un viaggiatore dello spazio e del tempo e si avvale della sua astronave mimetizzata come cabina della polizia tipica degli anni 60, chiamata TARDIS, che all'interno è molto più grande rispetto alle sue dimensioni esterne grazie alla tecnologia dei signori del tempo. Inoltre, il TARDIS, come dicevamo, può viaggiare in qualsiasi punto dell'universo e in qualsiasi momento della storia. Possiede un circuito che dovrebbe permettergli di mimetizzarsi con l'ambiente circostante, ma è bloccato sull'aspetto di una cabina telefonica della polizia britannica. Ed è dotato del sistema HES, ovvero sistema di spostamento delle azioni ostili, in pratica un meccanismo di difesa che smaterializza il TARDIS se il guscio esterno è minacciato. Il primo viaggio temporale del Dottor Who è stato nel Paleolitico, dando il via alla sua prima vera avventura. Di questo primissimo episodio esistono circa 5 versioni, che sono state rese però disponibili ai fan solo nel 2006. Il primo episodio del Dottor Who è intitolato La ragazza extraterrestre ed è andato in onda per la prima volta appunto il 23 novembre del 1963, dove incontriamo il primo dottore interpretato da William Hartnell e i suoi primi compagni di viaggio Susan Foreman, Ian Chesterton e Barbara Wright. La trama si concentra sulla scoperta del dottore e del TARDIS da parte di Ian e Barbara, che seguono Susan fino alla misteriosa astronave, dando inizio alle avventure attraverso il tempo e lo spazio. Il dottore è un personaggio misterioso e carismatico che può rigenerarsi, cambiando aspetto e personalità, permettendo a diversi attori di interpretarlo. Ogni episodio o serie di episodi presenta sempre nuove avventure, nuovi mondi, nuovi personaggi, mantenendo la serie sempre fresca e imprevedibile. Vengono trattati temi universali come la giustizia, l'amicizia, il coraggio e l'esplorazione dell'ignoto. Tra il 1967 e il 1978 molte puntate della serie classica andarono perse a causa della disattenzione della BBC, che riutilizzò i nastri per altri scopi o li distrusse. La BBC ha chiesto poi ai fan di inviare le proprie registrazioni domestiche per ricostruire gli archivi con gli episodi mancanti. Doctor Who è sicuramente una delle serie non solo più longeve, ma veramente più caratteristiche, che possono, grazie alla loro particolarità, possono spaziare da un momento all'altro, da una trama all'altra di qualsiasi genere. Vi ringrazio per la visione di questo video e vi do appuntamento ai prossimi. Ciao a tutti!